Quasi 80 milioni di euro per il sedicesimo elenco che è in pubblicazione sul sito del Comune dell'Aquila. Uno sprint delle ultime ore ha permesso di raggiungere questa cifra rispetto a quella di scarsi 50 milioni annunciata tempo dietro. Continuo a pensare, ha detto l'assessore alla ricostruzione del Comune dell'Aquila, Pietro Di Stefano, che abbiamo ancora una produzione insoddisfacente e di questo stato di cose la maggiore responsabilità è da attribuire al fatto che vengono presentate pratiche incomplete, per le quali devono essere chieste le integrazioni che non sempre vengono consegnate integralmente nei tempi previsti. Spero che il nuovo ufficio per la consegna dei progetti, parte seconda, serva ad ovviare, ha detto ancora, a tale situazione, rifiutando le pratiche che ad un primo esame al momento della consegna si rivelano incomplete e lacunose. Serve anche un migliore coordinamento tra gli uffici del comune e quelli dell'USRA perché il continuo rimpallo dei documenti, in qualche caso incomprensibile, produce un allungamento dei tempi non giustificabile. Sono deciso nel pretendere dai dirigenti di ambo gli uffici l'emissione di provvedimenti che combattano questa soffocante burocrazia, ha tuonato Di Stefano. Bisogna anche dire, a discolpa di chi opera, che la complessità delle pratiche insieme con i ritrovamenti di carattere culturale e storico che spesso affiorano nelle indagini di progetto comportano una revisione del contributo per assicurare una migliore qualità dell'intervento di recupero. Sul sito del Comune verrà anche pubblicato da lunedì l'elenco dei progetti parte seconda che possono essere presentati direttamente al nuovo ufficio di Via Vezzano 11, dove è possibile anche ritirare le credenziali per la presentazione online. L'elenco si riferisce ai comparti della città capoluogo, mentre il precedente, quello prossimo di fine settembre, riguarderà esclusivamente le frazioni. I comparti interessati in questo elenco sono Santa Giusta, San Pietro, San Marciano e Sant'Andrea, Via 20 Settembre, Borgo Rivera e Villa Gioia. La ripresa è solo parziale. I dati di Banca d'Italia e Cresa parlano da tempo di ripresa. Secondo i sindacati, invece, le difficoltà permangono, anche perché i settori trainanti riguardano sempre le grandi aziende e non le piccole e medie di cui è composto l'Abruzzo. C'è una parziale ripresa. Questa parziale ripresa riguarda in particolare alcuni settori, che toccano in particolare le aziende più grandi. Il problema è che l'Abruzzo, il tessuto produttivo dell'Abruzzo, è fatto prevalentemente da piccole e medie imprese. Per questo c'è bisogno di mettere in campo iniziative, progetti che siano in grado di trascinare nello sviluppo anche le realtà delle piccole e medie imprese di questa regione. Nella realtà aquilana, la verità è che il processo di ricostruzione è ben avviato, è vero, ma bisogna incentivare soprattutto le attività produttive. Sono queste che creano occupazione, soprattutto tra i giovani. Il percorso per un recupero della città, per gli interventi sulla città, è stato avviato. È stato avviato, bisogna superare ritardi che ancora permangono e soprattutto bisogna accelerare i tempi per un recupero totale delle attività e dello sviluppo economico per dare lavoro, per dare prospettiva in particolare ai tanti giovani che si rischia di perdere, di allontanarli. In Abruzzo rimane alta la piaga del caporalato. La CGIL da tempo ha avviato una campagna contro lo sfruttamento. Come si sa, noi abbiamo avviato come CGIL una grande campagna contro la schiavitù e contro il caporalato. Per dare una prospettiva c'è bisogno di dare qualità al lavoro e di rispettare diritti. I giovani, i lavoratori, gli immigrati non possono trovare i caporali, devono trovare le strutture pubbliche, per esempio il collocamento, che siano in grado di indirizzarli ad attività lavorative. Devono trovare strutture pubbliche in grado di costruire con loro un percorso, non possono trovare i caporali. C'è bisogno di qualità del lavoro e c'è bisogno di diritti. In questo sta il cuore della nostra campagna sulla nuova Carta dei diritti. Don Luigi Ciotti, il ministro Mariana Madia saranno gli ospiti del Festival della Partecipazione che si aprirà il 7 luglio all'Aquila. Un dialogo sui migranti di ieri e di oggi tra Don Luigi Ciotti e Carlo Petrini. Questo sarà il centro dell'evento di apertura del Festival della Partecipazione, che vedrà l'intervento del ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione Mariana Madia. Il festival, alla sua prima edizione, si svolgerà all'Aquila da giovedì 7 luglio a domenica 10 ed è promosso da ActionAid Italia, Cittadinanza Attiva e Slow Food Italia, assieme al Comune dell'Aquila. A partire dalle ore 18 in Piazza Duomo, Don Ciotti e Petrini, con l'aiuto di Marino Sinibaldi, direttore di RAI Radio 3, affronteranno il tema dell'immigrazione e dell'accoglienza, ma anche della lotta alle mafie, delle disuguaglianze, delle reti di comunità del cibo, per dire che non basta commuoversi e indignarsi, ma su temi come questi bisogna agire e partecipare al cambiamento.
Venerdì 8 luglio alle 12 nel Parco del Castello toccherà al segretario generale della CGIL Susanna Camusso, che insieme a Enrico Bertolino parteciperà a Non più invisibili, il pranzo con gli operai impiegati nella ricostruzione aquilana. Sarà un modo per conoscersi, a tavola come nella più antica e comune tradizione di tutti i popoli. Tutti potranno contribuire con un loro piatto. Venerdì 8 luglio a Palazzo Fibbioni alle 11 Giuliano Poletti, invece ministro del lavoro e delle politiche sociali, interverrà indisponibile il diritto dei cittadini al riuso degli spazi abbandonati. Parteciperanno anche Antonio Gaudioso di Cittadinanza Attiva e il vicepresidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli. È previsto alle 17, sempre di venerdì 8 luglio, l'arrivo a Colle Maggio della lunga marcia per l'Aquila. Il tema della ricostruzione delle scuole è poi al centro dell'evento che si terrà alle 18 di venerdì a Palazzo Fibbioni, un confronto a più voci sullo stato dell'arte e un'occasione di riflessione sugli esperimenti di progettazione partecipata condotti a Pacentro e a Sassa. Previsti anche eventi su prenotazione. Chiunque intenda partecipato è invitato a manifestare la propria adesione all'indirizzo info@festivaldellapartecipazione.org. Sabato 9 luglio, con appuntamento alle 10 all'InfoPoint nella Fontana Luminosa, sarà possibile prendere parte a Walkabout nello Smart Tunnel, un'occasione per esplorare una delle più innovative opere della ricostruzione aquilana. Ancora alle 12, nel cortile di Palazzo Ciolina si terrà un tavolo esperienziale dal tema interdipendenza e felicità. Sabato 9 e domenica 10 alle 10 al Teatro Forum del Parco del Castello si terrà un laboratorio, un percorso formativo gratuito rivolto a tutti, un modello teatrale sperimentale che permette di votare una legge, un bilancio, le infrastrutture di una città in modo creativo e democratico. Sempre a Palazzo Ciolina, questa volta domenica 10 luglio alle 12, si svolgerà il laboratorio L'Arte dei Grani Antichi. Alle 17 l'appuntamento è invece con Lungo le Mura della Città, un percorso lungo l'antica cerchia della città.